Dal sistema di depurazione delle acque al funzionamento del sistema fognario per arrivare alle fonti di approvvigionamento del servizio idrico. Ben ritrovati con Acqua Corrente, il settimanale di approfondimento che Super J dedica al sistema idrico integrato della nostra provincia. Nel nostro viaggio oggi andremo a scoprire una delle sorgenti, una delle fonti di approvvigionamento dove viene captata l'acqua che arriva dalle nostre montagne, che parte dalle nostre montagne e arriva fino ai nostri rubinetti all'interno delle nostre case. Come arriva l'acqua nei nostri rubinetti? Nel viaggio itinerante di Acqua Corrente oggi ci troviamo in una delle storiche sorgenti della Ruzzo Reti. All'interno del Gran Sasso, facendo un percorso a ritroso, ovviamente l'acqua che arriva nei rubinetti ha come elemento di riferimento una sorgente. A farci compagnia e da guida in questo percorso in esterno è Gabriele De Dominicis, che è responsabile del servizio acquedottistico della Ruzzo Reti. Dove ci troviamo? Il rumore che arriva alle nostre spalle è inconfondibile, dell'acqua che sgorga e che poi insomma va ad alimentare il sistema idrico della Ruzzo Reti. Attualmente ci troviamo nel comune di Isola del Gran Sasso, presso l'edificio di riunione delle sorgenti storiche del Ruzzo, e ci troviamo a quota 926 metri sul livello del mare. Sorgenti storiche del Ruzzo perché questa è la vera e propria opera di captazione concepita nei primi anni del Novecento ed è stata un'opera concepita per soddisfare l'approvvigionamento idrico dell'intera provincia di Teramo. I lavori si conclusero nel 1936 e rappresenta ancora ad oggi l'ossatura principale dell'intero acquedotto del Ruzzo. L'edificio alle mie spalle, alle nostre spalle, rappresenta l'edificio di riunione dei tre gruppi sorgentizi rappresentati da Fossa Cieca, Mescatore e Peschio. Questi gruppi sorgentizi alimentano anche quello che è il fiume Ruzzo, da qui il nome Sorgenti del Ruzzo, e si trova a quota 1400 metri. All'interno dell'edificio di riunione troviamo una vasca di sedimentazione, la sorgente vera e propria del Mescatore sulla sinistra e, come si intravede nell'immagine, si intravedono quelle scalinate, rappresenta una galleria scavata a mano nella roccia, quindi negli anni 30, che ha un'estensione di circa 1600 metri per 1600 gradini. Percorrendola tutta ci troveremo fuori nel cosiddetto vallone di Fossa Cieca e questo rappresenta l'intero, diciamo, gruppo sorgentizio del Ruzzo. Fino agli anni 80 l'unica fonte insieme alle vacelliere per l'intero acquedotto era rappresentato da questo gruppo. Negli anni 80, con l'apertura del traforo del Gran Sasso, c'è stata praticamente una diminuzione delle sorgenti, un abbassamento della falda delle sorgenti perché c'è stata una captazione proprio al di sotto del traforo. Un altro gruppo storico, anche di fondamentale per l'alimentazione dell'acquedotto del Ruzzo, è il gruppo delle Vacelliere, che si trova, diciamo, sempre qui a Isola del Gran Sasso, a quota 920 metri. Sono due sorgenti che attualmente erano sui 150 litri. Oggi, nel periodo di settembre-ottobre, adesso siamo ad ottobre, il gruppo Mescatore Fossa Cieca eroga sui 200 litri. Consideriamo che quest'estate erogavano circa 400 litri secondo e ha rappresentato una buona, come dire, un buon supporto per quello che è il fabbisogno estivo. Questo è il periodo classico, tipico, chiamiamolo fisiologico, proprio di contrazione delle sorgenti. Questa è una sorgente tutto sommato superficiale e risente anche di quelle che sono le variazioni climatiche, quindi diciamo freddo, ghiaccio, neve e quant'altro. Il massimo dell'erogazione lo abbiamo intorno ad aprile, sostanzialmente nel periodo di primavera. A differenza invece del gruppo del traforo, che ha un andamento sostanzialmente ciclico di qualche anno, 5-6 anni, e quindi risente un po' meno delle variazioni stagionali, come dire, immediate, di quelle che possono essere piogge primaverili o delle nevicate invernali lì. Parlavamo del fatto che questa è una delle sorgenti storiche del Ruzzo, che per tanti anni ha rappresentato, chiamiamolo forse anche impropriamente, comunque il bacino idrico di riferimento dell'intera provincia, no? In questo momento invece cosa serve?
attualmente continua a servire gran parte della, una parte della provincia, perché da qui diramano due condotte storiche principali, il cosiddetto tronco Cellino, che alimenta tutti i comuni, diciamo, dell'asta proprio dell'asta di là, dei paesi che fanno capo al cosiddetto tronco Cellino, quindi diciamo Castelcastagna, Basciano, Cermignano, Penna, Sant'Andrea, e poi c'è il cosiddetto tronco Teramo, che è quello storico perché portava l'acqua a Teramo, e da Teramo poi diramava verso quello che era la Val Vibrata e la costa. Ad oggi il tronco Teramo del Mescatore viene integrato con quella che è l'acqua proveniente dalle sorgenti del Traforo, sorgente del Traforo che poi confluiscono in delle vasche di accumulo e da lì diramano per tutta la provincia di Teramo fino al mare, quindi copriamo dalla Val Vibrata fino a Pineto sostanzialmente. Nei periodi di carenza ormai stanno diventando praticamente cronici, si assiste a un depauperamento delle sorgenti, vuoi fisiologico, vuoi con i cambiamenti climatici, integriamo anche con il potabilizzatore di Colle di Croce. Sotto questo punto di vista poi magari andremo anche ad analizzare nel dettaglio alcune dinamiche legate a quelle che possono essere i rischi della carenza idrica e soprattutto quelle che sono le strategie messe in atto dall'azienda. Due riflessioni mi vengono naturali. Ovviamente chi ha pensato questo tipo di impianto, come si diceva, lo ha fatto circa un secolo fa, ma insomma era antesignano, cioè tante situazioni insomma sono rimaste quelle di allora. Tante situazioni sono rimaste quelle di allora, l'ossatura principale è rimasta la stessa e abbiamo da una parte noi una fortuna sia come utenti sia come gestori, perché la gran parte dell'acqua che serviamo ai rubinetti avviene per gravità, quindi da qui, come dal Traforo, come dalla Vacelliere, l'acqua parte dalla montagna a quota 900 metri, arriva direttamente ai rubinetti senza effettuare dei rilanci, quindi dei pompaggi che sarebbero estremamente energivori, e nello stesso tempo ci assicura una continuità di erogazione non legata ad una diciamo un fabbisogno energetico ulteriore. Però di fatti l'ossatura principale è rimasta quella, sostanzialmente quella. Dal punto di vista tecnico, per chi ci segue a casa, magari è come se lo prendessimo per mano, attraverso i nostri occhi raccontiamo quello che succede all'interno. Che tipo di percorso ha l'acqua che arriva ovviamente dalla sorgente e poi dove affluisce? Dove affluisce? Sostanzialmente in sorgente abbiamo delle opere di captazione, possono essere veri e propri cunicoli, cioè proprio delle vere e proprie gallerie costruite all'epoca anche a mano, costruite a mano, quindi il laterizio anche in calcestruzzo. Dopodiché c'è una condotta in ghisa del diametro del DN375, che percorre in particolare questa e percorre circa 1,5 km, arriva una vasca di sedimentazione, dopodiché da una vasca di sedimentazione che o anche edificio di riunione o partitore dirama per le varie località della zona. Ripeto, avviene tutto a gravità. Nelle varie località della provincia di Teramo, quindi Teramo, Cobellante, Montorrio, Roseto, ci sono una serie di accumuli, di manufatti, di serbatoi nei quali l'acqua arriva, viene stoccata e dopodiché viene ridistribuita attraverso la rete distributrice, quindi delle tubazioni interrate. Una delle caratteristiche poi dell'acqua, soprattutto per quanto riguarda la Ruzzoreti, è il fatto che comunque l'acqua del rubinetto può essere bevuta. Questo aspetto lo abbiamo detto ripetuto più volte anche con suoi colleghi durante le nostre trasmissioni. Questa è una caratteristica, insomma anche visivamente, no? C'è questa sensazione dell'acqua pura sostanzialmente. L'acqua pura. Questa in particolare è una sorgente di alta quota, quindi è già di per sé priva di contaminazioni di natura antropica, quindi possibili contaminazioni non ve ne sono. Ad ogni modo abbiamo una strumentazione che ci rileva in tempo reale eventuali variazioni della torbidità, nel caso in cui ci fossero delle variazioni eccessive o anche al di sotto dei valori di legge, noi interveniamo immediatamente anche da remoto con la messa a scarico delle acque. Nel gruppo del Traforo invece diciamo la strumentazione è un po' più complessa e siamo a stazione di early wandering, immagino che abbiate già parlato precedentemente, anche lì c'è un'analisi di una serie di parametri che in tempo reale permettono di mettere a scarico l'acqua nel caso in cui ci siano eventuali contaminazioni o semplicemente oscillazioni dubbie dei parametri normalmente presenti. A ciò si aggiunge un controllo pressoché quotidiano da parte sia della ASL, quindi dell'organo competente, sia da parte nostra, che attuiamo un piano di autocontrollo che ammonta annualmente nel complesso di tutto lo schema acquedottistico a circa 1600
circa 2000 analisi l'anno, circa. Parlavamo della portata di questa, sì, di questa sorgente. Qual è in questo momento la portata? Che tipo di caratteristiche ha questo impianto, chiamiamolo così? Attualmente la portata è di 200 litri secondo, di cui questa sorgente qui è di circa 200 litri secondo, di cui 60 sono riservate al troncocellino e l'altra parte viene dirottata sul troncoteramo. Troncoteramo che si intende, arriva a servire anche, diciamo, la zona di Colle della Penna, quindi anche della zona di Castellalto e fino anche a Mociano. Viene integrata anche però con le acque del traforo. Certo, nel corso degli anni, dicevamo, questo impianto ha mantenuto le sue caratteristiche, però ovviamente, come raccontava, insomma, è stato anche dal punto di vista tecnologico portato al passo con i tempi, no? Questo sì, è stato diciamo, sostanzialmente ammodernato con queste strumentazioni di controllo in tempo reale. Abbiamo anche dei sistemi di dosaggio del cloro automatizzati, quindi con un controllo anch'esso in tempo reale del dosaggio, diciamo, imposto da legge o comunque imposto dalla ASL. E purtroppo, consentitemi il termine, aggiungere cloro altera un po' le caratteristiche organolettiche dell'acqua, che però siamo costretti per legge di dover rispettare alcuni parametri. Ovviamente. Alcuni parametri di legge, è chiaro che la disinfezione dell'acqua è un obbligo di legge e anche assicura un'assoluta asetticità dell'acqua al rubinetto di casa. Certo. Altro aspetto interessante, la fortuna, insomma, di avere queste montagne. Qui siamo ovviamente ai piedi, o meglio, all'interno del Gran Sasso, e quindi, insomma, l'acqua è un bene primario. Soprattutto in ottica futura, ne parlavamo anche in precedenza, di quelli che sono i rischi e le preoccupazioni. Poi parleremo anche delle questioni legate all'emergenza climatica. Insomma, la fortuna di essere in questo contesto, insomma, poi fa la differenza, no? Fa la differenza, l'abbiamo visto anche quest'estate, che con una diciamo rierogazione da parte del gruppo del traforo e anche del Mescatore di qualche litro ci ha consentito di superare, diciamo, chiamiamola così, il classico fabbisogno estivo, in cui vuoi per un aumento della popolazione fluttuante, vuoi per un aumento proprio fisiologico dei consumi, è chiaro che il fabbisogno non riesce sempre a essere compensato da quella che è la disponibilità degli approvvigionamenti idrici. Immagino altre zone in cui non hanno proprio la fortuna di avere queste sorgenti, purtroppo devono ricorrere in maniera molto spinta a degli impianti di potabilizzazione o a dei corsi d'acqua superficiali, con tutta una serie di implicazioni, diciamo, dal punto di vista del processo, che come dire, incidono economicamente sul trattamento di quell'acqua. Certo, e sotto questo punto di vista lei faceva riferimento anche al discorso del Gran Sasso, dove, insomma, c'è stato, come dire, un abbassamento anche dei valori degli aspetti. In queste settimane, questo ovviamente è un altro tema, si parla del discorso legato alla messa in sicurezza dell'acquifero, anche questo è un elemento importante, no? Perché fondamentale. Perché per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico dell'intero ambito, insomma, quello è un elemento importante. È un elemento importante, considerando che il traforo passa da un minimo storico di 600 litri, come l'anno scorso, a un massimo nell'erogazione di 900 litri. Immaginiamo cosa possa succedere in cui vi sia, diciamo, una possibile contaminazione. È vero che è scongiurato dal sistema di early warning, mancherebbe altro. Certo. Si metterebbe un po' in ginocchio la cosa. Sotto questo punto di vista, ovviamente, non ritorniamo a quelle che state, ahimè, delle emergenze del passato messe da parte. Parlavamo delle preoccupazioni, che sono ovviamente potenziali, ma bisogna sempre tenerle sotto riferimento, della carenza idrica. Per quanto riguarda la Ruzzoreti, lo ricordava anche lei, l'estate alle spalle, non ci sono problematiche di sorta, a differenza di quello che era accaduto in precedenza, per una serie di elementi. Ovviamente questo aspetto va tenuto in considerazione andando in avanti. In altre zone del territorio, anche vicino a noi, ci sono stati problemi importanti durante la stagione, considerando anche quella che è stata, insomma, la siccità non soltanto percepita, ma quella proprio reale. Questo aspetto che sta evidenziando lei adesso, proprio della siccità reale, cui abbiamo assistito a una mancanza proprio di precipitazioni meteoriche fin dalla primavera, si sta ripercuotendo adesso per esempio sulle zone della nostra provincia, sui comuni della provincia non serviti dall'acquedotto del Ruzzo, perché lo statore principale dell'acquedotto del Ruzzo, questo storico, diciamo, traforo Mescatore, non arriva a coprire per esempio i comuni dei Monti della Laga, quali Cortino, Crognaleto,
alcune frazioni di Montorri, oppure la stessa Valle Castellana e Rocco Santa Maria. Questi comuni sono serviti da acquedotti locali minori, non meno importanti, che però risentono molto di queste variazioni stagionali. Se pensiamo per esempio all'acquedotto Mercurio Orso, che ha un'ossatura e si sviluppa da Corognaleto fin sotto alcune località di Montorrio, lo stesso acquedotto Balmbovi Figliola Micciola, e per citarne quelli più importanti, insieme a Guardia Boschi, del gruppo, diciamo, del comune di Rocca Santa Maria, chiedo scusa. E purtroppo questi acquedotti passano da un'erogazione media di circa 10 litri secondo agli attuali 2 litri secondo ciascuno, che è vero che siamo fuori dall'aumentato fabbisogno estivo, ma allo stesso tempo purtroppo stanno creando un po' di problemi per soddisfare il fabbisogno dei residenti, perché con 2 litri secondo serviamo una popolazione di diversi abitanti, insomma diverse centinaia, anche qualche migliaia di abitanti, che si sviluppano lunga l'ossatura di questi comuni. Ed è purtroppo, questa rappresenta un primo campanello di allarme di quella che potrebbe essere le prossime criticità future. Noi stiamo cercando di affrontarle con misure di emergenza, diciamo, temporanee, quali possono essere delle chiusure purtroppo notturne o rifornimento con autobotti. Stiamo invece mettendo anche in campo delle misure, come dire, di medio termine, quali eventuali prospezioni geologiche, indagini geofisiche, che ci permettono di ricaptare un po' di acqua in più. D'altronde i monti della Laga sono monti molto ricchi d'acqua, poi possono essere più o meno superficiali o meno. Stiamo cercando di capire dove intervenire e ottenere un beneficio tecnico-economico per ricaptare più acqua possibile, con minore impatto sia sul territorio, non dimentichiamo che siamo in zona parco, quindi anche ambienti abbastanza, come dire, protetti, e nello stesso tempo cercare di soddisfare i fabbisogni senza cercare di incidere troppo sugli oneri anche dell'ente. Insomma, rappresenta un costo di gestione che poi in qualche modo, insomma, inevitabilmente poi rischia che deve essere necessariamente sull'utente finale, no? Cerchiamo di non farcelo arrivare, insomma, all'utente finale. Esatto. Altro aspetto che vesolo anche attorno al discorso che stiamo facendo, anche, come dire, l'uso consapevole dell'acqua. Cioè, qui in realtà l'abbiamo visto all'interno, cioè, come dire, cioè l'acqua sembra essere a volontà. In realtà no. E quindi anche ci sono delle problematiche legate alla dispersione idrica, ma un problema ovviamente nazionale sul quale, insomma, sono necessari interventi importanti con finanziamenti importanti. Dall'altra però anche l'uso consapevole dell'acqua, questo è un messaggio importante, insomma, per l'utente, no? Che non è soltanto un discorso sulla bolletta che può crescere, è proprio un discorso... No, diventa anche un vero e proprio discorso culturale nel cercare di risparmiare quelle ormai sono delle risorse che anche a livello mondiale sembrano ne stiamo consumando troppa, ma diventa veramente un discorso culturale, cioè lasciare anche banalmente il rubinetto aperto quando uno si rade o si fa la barba, perché? Come lasciare la macchina accesa, fondamentalmente, detta proprio in maniera semplicistica, ma è così fondamentalmente. Abbiamo un altro paio di elementi da analizzare prima di salutarci. Uno, ovviamente abbiamo analizzato sotto questo punto di vista quella che è l'organizzazione per quanto concerne gli acquedotti, qui parliamo ovviamente di una sorgente storica, che tipo di impegno e di forza lavoro c'è per tenere sotto controllo questo aspetto, lo vedevamo con i suoi colleghi per quanto riguarda il sistema di depurazione delle acque, laddove ovviamente c'è un discorso H24, deduco che anche per quanto riguarda il controllo di tutto il ciclo idrico, insomma, c'è un uguale impegno, no? È un impegno non indifferente, perché purtroppo si ostendono una serie di pensionamenti e di colleghi che ormai sono arrivati, no, al di là di questo aspetto, diciamo, sociale, così, chiamiamolo così, con gli altri. Chiamiamolo, insomma, anche fisiologico. Fisiologico, no? Esatto, non mi veniva il termine. Cioè, un impegno è praticamente H24, perché comunque con i sistemi di allarme che abbiamo, diciamo, installato un po' su tutta la rete acquedottistica, sistemi di allarme sia sulla qualità dell'acqua, sia sulla qualità dell'acqua, indicando sia i parametri, diciamo, come dicevo prima, di normali parametri chimici e fisici che dobbiamo rispettare, ma anche, diciamo, sistemi di allarme su eventuali perdite, cioè quindi abbassamenti di livelli, cadenza di portata. Questo ci è un impegno praticamente costante di tutto il personale. Oltre ad esserci un personale di reperibilità, c'è anche, diciamo, un personale tecnico che ha sostanzialmente il telefono acceso 24 ore al giorno. Gli allarmi possono arrivare a tutto. Certo, non c'è un orario. Non c'è un orario. Cerchiamo di intervenire il prima possibile, però, per evitare fenomeni di dispersione idrica di cui parlavamo prima, perché il caso di rottura, diciamo, è un reattore importante, e prima di tutto bisogna ripristinare il servizio idrico, ma allo stesso tempo bisogna preservare il prima possibile la risorsa. Certo. Altro aspetto
Abbiamo parlato della necessità di individuare nuove fonti di approvvigionamento e c'è un progetto importante che riguarda la montagna dei fiori per l'attività di captazione. Attorno a questo progetto, insomma, mi parlavamo prima, insomma, già c'è uno step, c'è un percorso e rappresenta probabilmente una strategia importante, non lungimirante sotto questo punto di vista. Una strategia importante perché dalle prime prospezioni, diciamo, le prime indagini geofisiche effettuate, abbiamo avuto un buon conforto sul quantitativo di acqua captabile. Adesso nel corso del fine 2021 e inizio 2023 dovrebbero partire i primi pozzi esplorativi, la zona proprio della montagna di fiori, e questo ci consentirebbe di alimentare o degli acquedotti locali come quelli di Valle Castellana o anche, diciamo, alimentare una parte di quello che è cosiddetto tronco vibrata, quindi di tutta la, diciamo, l'ossatura, e parte da Civitella fino ad arrivare a Controguerra, Corropoli, fino anche a Colonnella, e quindi rappresenterebbe una, diciamo, un supporto non indifferente per soddisfare il fabbisogno, diciamo, estivo e non invernale, insomma. Esatto, anche perché una delle problematiche in passato avvertite è proprio le cosiddette utenze periferiche, no? Che in alcuni momenti dell'anno incontrano delle difficoltà. No? E potrebbero incontrare difficoltà. Quest'anno per fortuna siamo riusciti a, un po' di fortuna, un po' di impegno, siamo riusciti, diciamo, a limitare, quasi ad azzerare, diciamo, le criticità delle utenze periferiche. E sotto questo punto di vista, ripeto, questo tipo di intervento legato alla captazione potrebbe poi aiutare tutto il percorso. Potrebbe aiutarci parecchio perché, come dire, svincola un tronco, diciamo un intero tronco, da quella che è l'approvvigionamento centrale che parte da qui, da Isola, le sorgenti del Ruzzo, e da quello del gruppo del Traforo. Insomma, siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata. Insomma, abbiamo avuto modo di vedere qualcosa, insomma, non comune. No. Mi diceva che in passato c'era stato anche in occasione delle giornate FAI la possibilità di prendere visione, soprattutto sì, di rendere consapevoli tanti cittadini, insomma, dell'importanza di questa sorgente storica. Solo l'importanza, ma anche soprattutto dell'opera in sé, non solo dell'opera in sé, realizzata veramente quasi un secolo fa ed ancora attuale, ma soprattutto pensiamo hanno fatto quasi tutto a mano sostanzialmente. Insomma. Ovviamente questo è un aspetto decisamente curioso, grazie all'ingegnere De Dominicis. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Acqua Corrente finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra una settimana, sempre alla solita ora.